Preziosissimo è stato il contributo delle forze dell'ordine, che hanno imposto in campo circa 150 pattuglie sulle 24 ore. Tale dispiegamento di forze ha reso anche possibile lo svolgimento di una capillare attività antisciacallaggio che, tra l'altro, ha condotto all'arresto di 22 soggetti colti in flagranza di reato. Permettetemi di ringraziare tutte le forze dell'ordine e anche tutti i cittadini volontari che nel periodo più difficile dell'inondazione hanno svolto un contributo eccezionale, hanno salvato vite umane, hanno contribuito a ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile.